Stefano Roffi, direttore scientifico della Fondazione Magnani Rocca, all'apertura della mostra Pubblicità, dedicata appunto alla pubblicità italiana a cavallo tra 800 e 900. Dottor Roffi, la Fondazione Magnani viene da un lungo percorso legato all'arte del Novecento, con mostre dedicate a tutti i più grandi maestri. Come si inserisce questa specifica mostra all'interno del percorso? È davvero un percorso nella grande arte italiana del Novecento. La tappa precedente è stata dedicata a Fortunato De Pero pochi mesi fa. De Pero presentato soprattutto come grande pubblicitario, come autore del manifesto dell'arte pubblicitaria futurista. Ecco. Quindi adesso presentiamo invece il divenire della pubblicità in Italia dalla fine dell'Ottocento fino al 1957, quando con l'affermazione di Carosello cambia completamente il linguaggio della comunicazione. È un percorso che parte dal periodo Liberty e arriva alla metà degli anni 50, quindi linguaggi completamente diversi che riflettono proprio il divenire dell'arte, della rappresentazione artistica. E c'è anche la possibilità proprio di studiare la storia dell'arte attraverso questa mostra. I primi artisti, inizio Novecento, usano figure sinuose, Liberty, e si arriva a metà degli anni 50 con Armando Testa, dove ancora è il segno prevalente, un segno non più sinuoso come quello Liberty, ma grafico, quindi molto netto, impattante, dove comunque la seduzione della pubblicità si conserva intatta. Esiste quindi una contaminazione lungo il corso dei decenni tra arte e pubblicità e forse viceversa? Arte e illustrazione vanno di pari passo, in questo caso con la pubblicità, con il marketing. Sono connubi virtuosi che vedono la collaborazione di grandi artisti come Dudovic, Cappiello, Codognato, Boccasile, Nizzoli e molti altri, che spesso predisponevano come una sorta di book pubblicitario che poi veniva messo in dialogo con le esigenze dei grandi marchi che si stavano affermando. Quindi alla base comunque c'è l'artista. La pubblicità è l'arte più significativa, più rappresentativa del XX secolo e trova nel dialogo con il marketing, con i grandi marchi che si stavano affermando, un partner che le consente di esprimersi al massimo. Quindi l'immagine, l'illustrazione associata con lo slogan diventa qualcosa di nuovo, di diverso, che esprime fortemente il secolo nuovo. Tra i maestri dell'arte che si dedicano alla pubblicità, è possibile individuarne qualcuno in particolare? Ecco, prima parlavamo di De Pero, abbiamo dedicato a lui una grande mostra, quindi adesso è una sorta di padre putativo. Quelli che presentiamo sono tutti i più grandi del XX secolo in Italia. Si parte proprio da Dudovic, Cappiello, Carboni, che peraltro è una gloria di Parma, inizia la sua attività in periodo déco e presentiamo dei suoi lavori inediti, veramente elegantissimi, bellissimi. Lui poi lavora negli anni 50 per la Barilla, è l'autore delle campagne pubblicitarie Barilla più note in assoluto. Nizzoli lavora per Vogue, lavora per tanti marchi noti. Il suo è un lavoro proprio alla ricerca dell'essenza, dell'immagine, di un dialogo perfetto fra messaggio pubblicitario e lavoro illustrativo. Abbiamo poi Sepo, abbiamo Boccasile. Il suo momento forse più interessante è quello post-bellico, quando dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale il desiderio di un ritorno alla positività e le sue matrone floride che presentano prodotti desiderabili sono quanto di meglio la pubblicità poteva proporre in quel momento. E si arriva poi appunto alla metà degli anni 50 con autori, in primis certamente Armando Testa,
che inventano un modo nuovo di comunicare. Pensiamo al famoso punto MES, un punto rosso e un altro mezzo punto rosso che comunque attiravano moltissimo l'attenzione e trasferivano un messaggio molto forte. Quindi si passa dall'utilizzo della figura femminile di derivazione francese, se pensiamo alla fine dell'Ottocento con Charest in particolare, anche Toulouse-Lautrec, sempre queste figure ammiccanti, bellissime, che ricordano tanto Tiepolo, il Rococò, ecco, che presentano prodotti diversi, ma sono sempre così, figure piacevoli, sensuali, sinuose, che possono presentare un sapone, un liquore, un borotalco, ma il modo è sempre quello. E si arriva poi, tanti anni dopo, a non utilizzare più la figura femminile, ma a trovare la seduzione nel segno, nella grafica, nel colore, quindi nell'essenza del messaggio. Dopo aver trattato i grandi artisti del Novecento ed essere infine approdata alla pubblicità, alla Fondazione Magnani Rocca quali altre sfide si propongono per il futuro? C'è un'altra sfida in contemporanea a questa mostra, la presentazione di un capolavoro di Francis Bacon che esponiamo nella nostra Sala Goya accanto al capolavoro assoluto della collezione permanente, il grande dipinto di Goya, e il Bacon però è in dialogo col dipinto di Fuseli, un fantasma tratto da una scena dell'Amleto. Bacon è l'artista che forse tutti conoscono perché alle aste batte sempre tutti i record, ha battuto addirittura il valore di aggiudicazione dell'urlo di Munch. È un artista che fa emergere da ognuno qualcosa dall'inconscio. Il dialogo con questo artista non avviene attraverso la mente o il sentimento, ma proprio attraverso l'inconscio. Quindi il visitatore può avere un approccio proprio completamente diverso rispetto a quello delle altre opere della collezione e anche soprattutto dalla mostra della pubblicità. Per il futuro, ecco, continuiamo a pensare alla grande arte del Novecento. Sarà un artista internazionale la prossima volta, quindi usciremo dai confini nazionali, però sempre pensando all'impatto che l'arte nel Novecento ha avuto proprio sul grande pubblico, quindi l'arte non più come qualcosa di elitario, ma l'arte che dialoga con tutti.